Ringrazio e saluto l'amico Stefano Vietina, che ormai è diventato così una parte, un collaboratore per quanto riguarda articoli, quindi pubbliche relazioni. Stasera Stefano ci presenta il suo vivere e lavorare in montagna. Si chiama Mauro da Rimbettina, ha detto che è sindaco ma non si è presentato, quindi lo presento io. E appunto è un caro amico che mi ha dato questa opportunità di essere qui stasera, quindi di presentare per la prima volta il libro che ho ritirato appena ieri mattina, quindi è fresco di stampa. Però parto, come vedete ho un giornale, no? Perché prima del libro c'è il giornale. Nel senso che questo libro è una raccolta di articoli che ho fatto negli ultimi 3 anni, e qui ho portato anche gli altri libri che avevo fatto in precedenza del 2011 e del 2013, che erano appunto fatti con lo stesso criterio. E perché vi ho portato questo? Oggi ho pubblicato questa pagina che riguarda il Papa. È una delle cose che sto facendo in questo periodo. Sono 30 anni che Giovanni Paolo II è venuto in Cadore a Lorenzago, poi è girato per il Comelico, eccetera. E ve l'ho portato perché vi chiedo di tenervi pronti, perché farò un libro anche su questo, quindi poi sarà un'altra serata, insomma, di presentazione. Il libro riporta una piccola dicitura che è economia, Cadore, Comelico, perché questa è la base che mi ha mosso da quando nel 2011 ho fatto il primo libro, e quindi ho cominciato nel 2008-2009 a scrivere di questi posti. La logica qual era? La crisi dell'occhialeria, che aveva dei numeri importanti, per cui una perdita di 40% della forza lavoro, grosso modo, negli ultimi 10 anni all'epoca, per cui nel primo decennio degli anni 2000, e mi sono chiesto dove sono andati a lavorare quelli che prima lavoravano in occhialeria, che fine hanno fatto, o sono andati in pensione, o sono espatriati, andati via come facevano i nonni che emigravano, oppure si sono messi a fare qualche altra cosa. Allora sono andato a cercare questa altra cosa, e ne ho trovate parecchie di realtà interessanti. E qui stasera saremo una quarantina, penso, no? E una decina perlomeno a spanne sono presenti all'interno di questo libro, e quindi sono contento perché si è creato anche un rapporto di stima. Oggi ho scritto un articolo che uscirà domani sulla rivalutazione della Val di Sdende, no? Perché? Perché la Val di Sdende è un po' un punto, no, interrogativo all'interno di quello che può essere il turismo di tutta quest'area, perché 30 anni fa col Papa c'erano 30.000 persone quando ha detto la messa il 12 di luglio dell'87, 30.000 persone e 2 ore di diretta televisiva, e mi sono chiesto, e adesso è stato valorizzato o no quel traino promozionale che ci fu? E allora questa è un'altra problematica. E bisogna che i ragazzi capiscano che bisogna essere sempre più imprenditori di se stessi, e nel mio libro ci sono tante storie proprio di questo tipo, cioè di chi ha deciso di mettersi in proprio, di partire con un'attività, e questo è uno stimolo e un insegnamento anche a chi dovrà farlo negli anni futuri. E allora si rivaluta un po' di questo aspetto, allora si vedono tante persone, alcune persone che dicono, sai che c'è? Torno a vivere in montagna, torno a fare allevamento, torno a fare agricoltura, torno a fare attività di questo tipo. È un altro segnale. E c'è un altro amico che non cito, ma che ha un'azienda, che non è qui stasera, ma lo ritengo, cioè una persona che ho conosciuto da poco, ma che ha l'azienda, un'azienda da 15 persone, a Cimagogna, e mi ha detto, a me l'hanno fatto più volte la proposta di andare a Longarone. Sarebbe stato anche vantaggioso, però io ho 15 operai che sono qui, e se io li porto a Longarone, così qui ogni giorno si devono fare un'ora avanti e un'ora indietro. Probabilmente ci ha rimesso qualcosa dal punto di vista economico, però ci ha guadagnato qualcosa dal punto di vista della considerazione dei suoi. Io sono così affezionato al giornale che, come sapete, il giorno dopo ci si incarta il pesce o le scarpe, che cerco di far sopravvivere i miei articoli come con un libro. Questa è una sorta di resurrezione dell'articolo, no? E allora cosa succede? Che un articolo che domani è già superato, perché addirittura è superato, come dicevo prima, già prima di essere stampato, non nel mio caso, perché i miei articoli non sono di interesse generale, non parlo di Trump, per cui parlo di realtà, però il giorno arriva, io tanto è vero che ormai faccio una sorta di rassegna stampa per le persone su cui scrivo. La mattina
è abbastanza presto, gli mando un messaggino, è uscito l'articolo su di te. Questo lo faccio anche preventivamente, se no c'è qualcuno che dopo 10 giorni mi telefona e dice quando è che esce l'articolo su di me? Perché non lo leggo, cioè, questo è un po' il meccanismo. Allora io la mattina lo segnalo perché proprio nel tentativo di creare una sorta di interesse su quello che è quel tipo di notizia e poi l'ho recuperato mettendolo all'interno di questo libro. Il libro, lo schema è molto semplice, contiene 63 storie che ho fatto, perché ho trovato il suo vicepresidente e dice ma te scriveresti un articolo? Se mi date le notizie io scrivo, ma ho un'unica regola, che quello che scrivo deve interessare chi legge. Per cui io ho un unico criterio quando scrivo, che il lettore poi sia interessato, perché se siamo interessati io e quello che scrive, gli posso fare l'ufficio stampa, ma non è molto... Io l'obiettivo e il motivo per cui scrivo 200-300 articoli all'anno su Corriere delle Alpi è che scrivo delle cose che interessino tante persone e quindi il giornale le pubblica per questo motivo. Allora il libro l'ho fatto così, ogni capitolo ripropone la pagina come uscita sul giornale e poi ovviamente non essendo leggibile con questa grafica viene riportato con altre foto, con altri materiali. Il libro inizia con una presentazione di Vico Calabrò, che penso che conosciate tutti. Allora, perché vi parlo di questo? Lo raccontavo prima. Vico Calabrò, come sapete, è un grande pittore, maestro dell'affresco, no? È un carissimo amico, ci siamo conosciuti 4-5 anni fa quando è partito il trittico di pittura dolomitica. Non avevo mai conosciuto Vico personalmente, una sera ci troviamo a cena e abbiamo fatto una chiacchierata. E come mi succede spesso, poi ci salutiamo, dopo una settimana mi arriva una cartolina di Vico, Vico fa le cartoline sue con i suoi disegni, no? Caro Stefano, sono in Polonia, come stai? E allora periodicamente mi arrivano le cartoline di Vico che mi tiene aggiornato su queste cose. Allora gli ho detto, senti Vico, mi scrivi tu la presentazione del libro? Ma io sai, non scrivo, no, dai, fammi questo favore. Allora, per amicizia l'ha fatto. Siccome poi è difficile incrociarci, io volevo dargli le bozze del libro perché lui vedesse il libro per poter scrivere qualcosa. Allora mi dice, guarda, passo col Giro d'Italia, perché seguiva il Giro d'Italia. Allora, dico, vabbè, ti aspetto a Campolongo, dove c'è il bivio, no? E là quella mattina lì, prima del Giro d'Italia, prima dei campioni, arriva Vico in macchina, è portato, tira giù il finestrino, no? E io avevo pronta la busta con la bozza del libro da dargli, ma prima di quello lui ha tirato fuori 3 litografie che aveva fatto per il giro, quindi abbiamo fatto questo scambio, che poi il mio amico ha fotografato. E allora mi ha scritto questa cosa che per me è molto bella, perché... come vedrete è molto semplice, ma si legge, se lo conoscete leggete Vico, no? Allora una sera che ero su qua, mi arriva, leggo questa prefazione, dico caspita bella, no? Domani lo chiamo per ringraziarlo, poi vado a dormire e mi viene in mente che Vico però parla con la pittura più che con le parole, no? Dico perché non gli ho chiesto un quadro, no? Dico quasi quasi domani, ma non volevo neanche scocciarlo, chiedergli un'altra cosa. La mattina sento sul telefonino che arriva la posta elettronica e arriva questo disegno che Vico, senza che io glielo chiedessi, l'ha fatto. Come vedete c'è un libro, ci sono i monti, no? E quindi qui dal libro, dal mio libro, scaturiscono un po' la natura, i monti, eccetera. È una cosa che per me è preziosa, no? Perché l'ha disegnata, c'ho l'originale anche su un fogliettino minuto e poi ha detto te la faccio a colori perché il libro è a colori e quindi questo è un altro... è un'altra delle cose a cui tengo particolarmente. Poi la prefazione invece me l'ha scritta Piero Badaloni, che è un giornalista della RAI, che ha fatto recentemente dei video sulle Dolomiti, e una sera mi hanno chiesto al comune di Auronzo di fare una presentazione, io quella sera mi aveva chiamato appunto la Fondazione Dolomiti UNESCO a fare questa presentazione di questo video di Piero Badaloni. Allora quando ci siamo conosciuti in altre cene insieme abbiamo parlato un po', questa comune passione per la montagna mi ha fatto sì che gli abbia chiesto di fare questa presentazione che mi ha scritto, che mi ha fatto molto piacere. E poi, ecco, vi dico solo come ho iniziato il libro, perché il libro non parla solo di economia, ma inizia proprio con una cosa che riguarda Vico, che è l'affresco che forse avete visto a Santo Stefano, dietro al cinema, degli antichi mestieri. Ecco, questa è una cosa che Vico fa, perché lui è un maestro, è l'unico maestro che abbiamo dell'affresco, ma lui gira tutto il mondo perché viene da tutti chiamato per fondare delle scuole, ha fatto una scuola anche a Santo Stefano. Allora ho detto per principio parto da lui. E poi dopo la prima storia di cui voglio parlare è quella di Silvano Calleghera, Zandonella Calleghera, lo conoscete?
dietro la chiesa di Tosoledo c'è una casa che è del 1800, ci sono passate di 9 generazioni di Zandonella Carlegheri, che poi sono dappertutto, no? Perché Zandonella Carlegheri sono... E io non so, ecco, tramite un amico mi dice, ma sai che questo qui fa un lavoro interessantissimo? Cosa fa? Questo qui fa delle lame in ceramica tecnica, cioè delle lame finissime. E sapete a cosa servono queste lame? A tagliare la carta delle sigarette. Le sigarette sono avvolte, no? E c'è il tabacco dentro, poi viene sormontata una parte, poi va tagliata e poi con una colla viene incollata, no? Chi rolla le sigarette da sé sa la difficoltà. Qui ci sono delle macchine che hanno ovviamente delle bobine di carta. Queste bobine a un certo punto devono essere tagliate nel momento giusto in modo che poi venga fatta la sigaretta. Devono avere un taglio precisissimo perché la carta di sigarette. Ecco, queste cose qui le fa un signore che non so quanti anni ha, ma è più sui 70 che sui 60. E lui fa queste lame in ceramica tecnica, arriva al corriere e le porta a tutte le multinazionali della sigaretta. Qui in sala ci sono Fabio e Fabrizio, da voi sono stato 3 ore circa, no? Ho rotto un po' le scatole, abbiamo fatto dei video, abbiamo fatto le foto sopra, sotto, e loro sono i fabbri di Sappada che meritano un applauso che io glielo faccio io, perché ho visto delle cose. Poi ti ricordi Fabrizio quando abbiamo fatto l'intervista, no? Tu avevi pensato chissà cosa. Io faccio anche le interviste video perché i ragazzi non leggendo, no? Però guardano. E lì hai visto che c'è stato un mucchio di gente che ha visto, che si è interessata, che ha scoperto questa storia. Ecco, e la prossima volta che li vado a trovare, però con Fabio andiamo in baita, perché mi ha promesso di andare a Laghi d'Oro speciale, però. E quindi ho già un pranzo. Promesso. Ecco, un pranzo prenotato, perché poi bisogna. Così come con Peppino di Incacci troviamo spesso quando vengo solo per Bruno, non abbiamo visto anche il microfono. Abbiamo un appuntamento fisso, vi sentite? Sì, ecco. Peppino fa, che poi è Cortina, perché lavora per tante aziende, e lui l'ho conosciuto come? Tramite Roberto che è accanto, che per quanto sia giovane è l'uomo del legno vecchio, no? Lo conoscete a Cimagogna, Roberto è un personaggio, insomma. E allora da Roberto ho saputo che lui non me l'ha detto, lui è molto riservato. Allora sono dovuto andare lì per scoprire i pali delle, ecco, i pali delle, dove si mettono l'attracco, le barche. E, ecco, quelli che sono un po' mangiati dai microorganismi, li recupera tutti noi e poi ci fa dei pavimenti che costano l'ira di Dio, vero? Ecco, però Roberto, sul libro di Roberto ci sono 3 o 4 capitoli, perché Roberto poi lavora un po' dappertutto e ha ricostruito il campanile dell'isola del Torcello, che è una delle basi della cristianità di tutto il Veneto, e lui l'ha risistemato andando a cercare il legno vecchio in modo tale che il campanile adesso non ha più quell'effetto di spostamento che aveva prima, no? E allora l'articolo che troverete sul libro è stato scritto anche per la Nuova Venezia, perché io cerco di allargare queste storie e di portarle anche fuori, insomma, no? E quindi da Roberto un giorno, ti ricordi, un sabato arriva Peppino e da lì ci siamo conosciuti e da lì poi è partita una cosa. Però siccome voi siete in parecchi e non voglio fare dopo vi presento tutti, però ho visto che c'è una giovane lettrice che è Irene, giusto? L'ho già individuato. Irene, vieni che c'è posto qui, vieni che mi dai una mano. Vieni, passa, ti metti tu qui? No, volevo regolare il microfono. Allora vieni. Prego, prego. Accomodati. Allora, quanti anni hai, Irene? 10. Ti piace leggere? Sì. Abbastanza? Bene, allora attenti, questo è un libro per te. Grazie. Allora mi devi dare una mano però per guadagnarti il libro. Devi aprire a caso, tiriamo fuori la prima storia che ti viene in mente. Aprilo bene, sfoglialo, guarda le foto, quella che ti piace di più, che ne parliamo. Ecco, te intanto guarda che io... Allora qui stasera abbiamo anche Giorgio. Qualcuno di voi ha sentito parlare della Frangivento Spanè, della macchina del futuro presentata a Monte Carlo, presentata al Salone dell'Auto di Bologna, e
portata poi a Cortina quest'inverno e messa in mostra per una settimana, no? Circa 15 giorni. Ecco, Giorgio Pirollo, lui fa il designer di auto, ha fatto già tante auto e sono contentissimo che sia qui perché lui gira dappertutto, poi adesso ha fatto delle due o tre versioni recentemente, no? È presentato a Monte Carlo, è presentato... e quindi è lieto quando mi ha detto vengo su anch'io da Belluno, mi ha fatto un regalo enorme. No, niente, io non volevo rubare il posto al sindaco, allora, sia mai, insomma... Non mi offendo. No, grazie. Voglio ringraziare te Stefano, invece ci tenevo tantissimo a essere qui stasera per vedere non tanto una delle tante presentazioni che farai del tuo libro, ma vedere la prima, quindi il debutto, e quindi stasera. Sono orgoglioso di essere parte di quelle pagine, come mi hai annunciato, e sono orgoglioso di averti conosciuto. Ringrazio quelle delle Alpi per averci messo in contatto, perché forse per la prima volta ho trovato un giornalista che mi ha fatto delle domande alle quali io quasi non sapevo rispondere mentre facevo la macchina, tanto andavi nel dettaglio. Quindi ti ringrazio poi per avermi seguito anche successivamente, quindi dopo il Salone di Torino del 2006, dove abbiamo debuttato con la Frangimento, anche a Bologna, dove sei venuto a Motor Show e abbiamo fatto il giro di tutte le cose che avevo disegnato e che erano in esposizione. E insomma, mi fa piacere che ci siano delle persone, dei giornalisti, dei professionisti che seguono non solo le cose che sono già che esistono già da sempre, i talenti, gli artisti di un tempo che sono morti e che è giusto ricordare, ma ci sono anche dei giornalisti che mettono in evidenza dei talenti che abbiamo qui nella valle e che vanno messi in connessione, vanno fatti conoscere, messi in connessione tra di loro e portati avanti. E sì, una delle mie regole è che se qualcuno ha già scritto di questa cosa, io cerco di scrivere, insomma, ecco, cioè, è inutile andare a ripetere, mi piace scoprire delle storie nuove, insomma, poi non sempre le storie sono nuove e anch'io poi recupero, no? Determinate cose, quindi le replico, le aggiorno, come è successo appunto con le varie macchine che hai fatto tu, e mi fa piacere, ovviamente poi si esula anche dal Cadore del Commedio, dove lui lavora su Belluno, poi da Belluno si è spostato a Torino, dove ha cominciato a fare la sua attività, poi a Monaco, e quindi, però è bello anche sapere che ci sono, è un'altra cosa che io faccio, dei ragazzi, delle ragazze che sono uscite e usciti da qui, che hanno fatto delle esperienze, che in qualche maniera danno luce al Comedico, al Cadore, al Bellunese, anche da fuori, no? Perché ormai si vive poi in un mondo che è profondamente collegato, insomma, nel senso che ormai ci si sposta da una parte all'altra con una certa facilità, e quindi dobbiamo in qualche maniera farci sentire anche noi in un mondo che è più ampio, insomma, ecco, quindi è stata una bella cosa, no? Sul fatto delle domande, io, come voi sapete, tutti quelli su cui ho scritto difficilmente mi sono basato su un comunicato, ho fatto varie telefonate, poi spesso quando scrivo li telefono ancora perché voglio essere sicuro di aver capito bene, perché io, tu fai le macchine, io le guido, non quelle che fai tu, guido le macchine molto semplici, ma non ho una competenza specifica, insomma, e quindi così, insomma, devo dire che nello sviluppo della prima Frangimento, quella che abbiamo chiamato Aspanè, il cui nome deriva da Aspanen, che in piemontese vuol dire in dialetto non si può fare, perché appunto era una risposta che mi davano molte aziende che avevo messo insieme all'inizio per aiutarmi a fare questo progetto. In quel momento lì, mentre la stavamo sviluppando, ci siamo sentiti e qualche cosina l'abbiamo anche sviluppata insieme, messa proprio ideologicamente parlando. Beh, quindi è stato un contributo anche in questo senso. Bene. Quindi adesso il prossimo modello lo chiami Aspanè Frangimento SV, in mio onore. Adesso c'è già la Lamborghini, non poter fare. Allora VS. VS. Bene. E davanti invece vedo Matteo, no? Con Matteo ci siamo conosciuti qualche tempo fa,